Partiamo con uno dei dolci più famosi, il bagli, un rotolo ripieno. Io andrò a preparare quest'ultimo con i semi di papavero che vengono molto utilizzati nella cucina ungherese. L'impasto l'ho preparato con farina, burro, uova, latte, lievito. Insomma, è un impasto abbastanza classico, ho cercato di mettere meno burro possibile, ma forse ci andava un po' di grasso in più perché è venuto fuori molto molto friabile. Questa settimana mi piacerebbe fare un esperimento, ovvero farvi vedere cucinare di più ungherese o quei piatti di ispirazione ungherese. Dico così perché io in realtà molti piatti tipici li ho un po' rivisitati e stravolti. Dovete sapere che non mi piace la cipolla, non mi piace l'aglio, non mi piacciono i sottaceti, non mi piace la panna acida. Cose che comunque si utilizzano abbastanza, se non tanto, nella cucina ungherese, e quindi alcune cose le ho rivisitate. Banalmente il goulash lo preparerò questa settimana con le lenticchie perché non riesco a trovare lo spezzatino, cioè non pensavo fosse possibile, ma non trovo lo spezzatino di carne e quindi lo faccio con le lenticchie per questo motivo qua. Non aspettatevi vere e proprie ricette perché, come vi dicevo, sono un po' rivisitazioni, sono un po' di ispirazione e in molti casi vado a braccio, assaggio e vado un po' a sentimento. Però mi andava di fare questa sorta di esperimento perché magari la cucina ungherese non è molto conosciuta, o comunque ci sono tanti piatti che settimanalmente preparo che mi piacciono, e quindi mi piaceva l'idea di farvi un po' vedere il tutto. Oggi ho iniziato facendo il bagli, un dolce che avevo fatto già vedere nei cibi must di qualche anno fa. Mi sono fatta mandare la ricetta da mia mamma, ma l'ho stravolta perché magari alcune cose non le avevo, altre preferivo, che so, mettere meno grasso. Vabbè, fatto sta che ci ho provato. Ho sbagliato le dosi per il ripieno perché mi ha detto soltanto ci va i semi di papavero, il latte, lo zucchero, quindi non sapevo in che quantità metterli, è venuto poco ripieno e quindi ho diviso l'impasto a metà e un rotolo l'ho fatto oggi, come avete visto si è spaccato in cima. Però adesso lo assaggio, spero veramente che sia buono. Tra le altre cose l'ho affettato che è ancora caldo, avrei dovuto aspettare, ma sono le 5 passate, ho fame, voglio far merenda.
giro sono venuti più carini, belli polposi con tanto ripieno. Non vedo l'ora di mangiarli. Oggi andrò a preparare i pogaccia, sono tipo dei panini piccoli e sfiziosi. Si possono farcire in tanti modi diversi, i miei preferiti sono quelli al formaggio o quelli ai ciccioli. La mia è una sorta di ricetta a metà fra quella di mia nonna e quella di mia mamma. Nell'impasto ci sono farina, burro, latte, lievito, uovo, panna fresca oppure kefir o in alternativa dello yogurt e appunto formaggio. La cosa che mi piace di più è sbriciolare il burro nella farina in modo da farla diventare un po' sabbiosa. Lavoro sempre l'impasto con le mani nonostante io abbia la planetaria perché fa parte del processo per me. Normalmente per il goulash andrebbe fatto un soffritto con la cipolla, ma a me non piace, e fatta rosolare la carne, che io però non ho trovato. Quindi vado a cuocere direttamente le carote con un insaporitore, proprio perché non utilizzo né la carne né la cipolla. Vado poi a mettere un po' di alloro e paprika, rigorosamente ungherese. Io utilizzo poi quella piccante perché mi piace il gusto un po' più forte. Ognuno mette veramente quello che vuole nel goulash, è un po' come il minestrone, si può mettere anche la carota bianca, che io qua però non trovo, oppure il pomodoro. Qui ho voluto ispirarmi al paprikash krumpli, ovvero le patate con paprika. Sottolineo che mi sono solo ispirata perché penso che la ricetta originale sia molto diversa.
ho tagliato le patate, le ho fatte bollire per un po' finché non erano abbastanza morbide e poi saltate in padella con appunto sale, pepe e paprika. In questo caso ho fatto un mix fra quella dolce e quella piccante. Se vi facessi vedere la ricetta che ho scritto per i palacinta vi mettereste a ridere perché non sono segnate le dosi. È una ricetta di mia nonna e lei non segnava mai le dosi e io ho preso molto da lei sotto questo punto di vista. Sono un po' come le crepe, ci va un uovo, del latte, della farina e poi dell'acqua. Palacinta buonissimo, mia nonna lo riempiva anche con la ricotta o la marmellata, io ci vado di Nutella perché vabbè sono una golosona. Sono proprio un po' come delle crepe, poi penso che ognuno abbia la sua versione, la sua ricetta, non essendoci zucchero nell'impasto come diciamo nelle crepe, quelle classiche, può essere utilizzata anche per mangiare che so dell'affettato, del formaggio, delle verdure, quindi si può usare anche come piatto salato. Spero che questa sorta di vlog tutto incentrato sulla cucina ungherese vi sia piaciuto. Ho cercato di farvi vedere le cose che effettivamente preparo abbastanza frequentemente nella mia vita di tutti i giorni, diciamo, un po' per farvi vedere quel tocco ungherese che do alla mia cucina. E niente, so che non è nulla di super rivoluzionario o particolare, però comunque ci tenevo a farvi vedere insomma qualche cosa di ungherese. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!